Eccoci a una nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia Italpress, che vi porta nel mondo dell'attualità attraverso il racconto dei protagonisti dell'attualità medesima, quindi leader del mondo economico, sindacale, dell'editoria, della politica. Non a caso, ho detto politica per ultimo perché ha accettato il nostro invito e la saluto e la ringrazio, Grazie. Elena Bonetti, ministro, ministra, anzi, perché così almeno siamo corretti anche con il suo incarico per le pari opportunità e la famiglia nel neonato governo Draghi, ma già aveva la stessa funzione nel Conte bis. Qualcuno ha detto, mi faccia fare subito una battuta politica, poi dopo parliamo dei temi del suo, diciamo, del suo mandato politico, poi torneremo anche alla politica pura sopravvissuta di Italia Viva dentro il governo, no? Si sente una sopravvissuta oppure No, non mi sento una sopravvissuta, nel senso che Italia Viva non ha invece vittime, quindi siamo in realtà presenti. Io in questo momento nel governo, in realtà poi Teresa Bellanova come vice ministra al MIT, Ivan Scalfarotto è sottosegretario, ma soprattutto c'è all'interni, ma soprattutto c'è tutta la squadra attiva, da Matteo Renzi ai parlamentari, ai militanti del territorio. Insomma, Italia Viva è fortemente, insomma, Vabbè, impegnata complessivamente nel di governo. questo poi ne parliamo dopo, se le va bene dividiamo l'intervista in due, dico sempre la politica della realtà e la politica pura, che poi non è che sia disinteressante, lo dico perché ci segue, va compresa, non è affascinante solo per i giornalisti o i politici, è affascinante anche per i cittadini, perché se la si capisce si hanno maggiori informazioni di ciò che è e si hanno maggiori informazioni per andare a votare. Quindi io dico che anche È la così. politica pura è importante, ma cominciamo con la realtà perché lei è a capo di un ministero molto, molto delicato da tanto tempo, no? Io dico sempre che ci sono, io sono un freudiano, no? Che dice desiderium deriva dal deprivativo, si decide ciò che manca, no? Perché per i latini vuol dire non si vedevano più le stelle, siderum. Allora, ciò che manca in Italia è una parità di opportunità, se no faremmo un ministero, no? Di genere, di condizioni, di tutto. E cominciamo uomini e donne, no? Quindi le pari opportunità, le chance sociali per il genere maschile e per il genere femminile. A che punto siamo, ministra? Siamo in un momento di assunzione di consapevolezza del nostro paese del fatto che questa situazione di disparità, di disuguaglianza non è più accettabile. E questo è un passaggio importante, cioè l'Italia ha preso coscienza, profondamente coscienza, che c'è un problema, che è certificato dai dati, ma che è vissuto in modo così diretto dalle donne e dagli uomini nella vita quotidiana. E nello stesso tempo la volontà e l'inizio di un percorso per risolvere in modo definitivo questo problema, ahimè, atavico. Come farlo? Non c'è un'unica strategia, serve una visione complessiva. È per questo che abbiamo iniziato e porterò avanti la redazione del primo piano strategico nazionale per la parità di genere nell'Italia. È in coerenza con la strategia europea, lo stiamo facendo quindi diciamo contestualizzato nell'ambito europeo, ma è evidente che servono poi delle azioni che affrontino la complessità degli elementi. Quindi lavoro. Lavoro perché? Perché nel nostro paese le donne lavorano meno degli uomini. Servizi sociali, che vuol dire infrastrutture sociali, che vadano ad aiutare le famiglie complessivamente e in particolare le donne che purtroppo hanno la principale, come dire, il principale carico della cura familiare. E poi c'è un tema di carattere educativo. Oggi le donne non sono presenti e non sono sufficientemente formate in quelle materie scientifico, tecnologico, digitali, quelle della transizione ecologica, sulle quali invece stiamo andando ad investire i soldi e quindi a costruire un percorso di futuro. Noi abbiamo fatto una proposta nell'ambito del Family Act, che è una revisione di riforma delle politiche familiari, e all'interno della stessa abbiamo voluto inserire la riforma dei congedi parentali in modo tale che si arrivi ad una parità, ad una condivisione del carico di cura familiare e incentivi per il lavoro femminile, in modo anche molto concreto, decontribuzione per l'assunzione delle donne per il lavoro femminile, welfare innovativo per le imprese per poter favorire una migliore armonizzazione con la famiglia. E poi c'è però tutto un tema che riguarda complessivamente il ruolo delle donne anche nella leadership del nostro paese, su cui questo dobbiamo Adesso lavorare. lei mi ha messo tutto insieme, lo voglio dividere per capitoli, andiamo un po' per punti, sempre però con un sottotesto che mi permetto di dire, è una mia idea, io dico sempre le leggi sono importantissime, e chi c'era prima di lei, per esempio, ho avuto molte volte nei miei programmi quando ero direttore di Vito News e anche Anchorman,
La Carfagna sulle leggi sullo stalking, no? Hanno risolto il problema? No, perché poi parleremo tra un po' di femminicidi, ma dico sempre che una legge è sempre un passo in avanti, non solo normativo ma culturale, cioè non è solo un insieme di regole, cambia il sottobosco, tra virgolette, culturale di un tema, la preparazione delle forze di polizia, le associazioni antiviolenza, il linguaggio dei media, eccetera. Quindi le leggi sono importanti come sono importanti i piani, ma senza una rivoluzione culturale, quindi le scuole, le famiglie, i nostri modelli comunicativi, difficilmente riusciremo a ottenere, no, questi successi. Il lavoro, lo scompongo il suo discorso, era forse facile prevederlo, ma poi abbiamo visto i numeri, le vittime della pandemia sono, in termini lavorativi, sono soprattutto donne, perché erano già quelle in maggior numero nella precarietà, erano presenti in numero notevole di maggioranza nei cosiddetti settori non essenziali, e sempre, noi le parole che sempre sono usate male, non essenziali, ma quasi sono quei sistemi di servizi, turismo, ristorazione, insomma, lì dove c'erano tante figure impiegate già precarie femminili, abbiamo trovato poi che il lavoro è stato perso con il Covid, mi sembra 100.000 unità rispetto, insomma, non so in quanto tempo, ma al di là dei numeri, quello che conta è loro sono le principali vittime. Come pensate di mettere mano a questo tema? Subito. Allora, questo si parla di storia, no? Certo, per rompere l'inerzia di un sistema vanno applicate delle forze. Le leggi servono ad applicare quelle forze per fare cambiare la direzione di un paese che purtroppo è un paese che ha cresciuto la disparità. È arrivata l'emergenza, si è aggravato il fenomeno. Allora, nella legge di bilancio di quest'anno, insomma 2021, è già stato introdotto la decontribuzione per l'assunzione delle donne. Questo è uno strumento che va esteso. Va esteso vuol dire che si pagano meno tasse se certo. Si assume una donna e per sostenere una donna nell'esperienza del lavoro. Sempre in questa legge di bilancio un primo fondo di 20 milioni di euro per l'impresa femminile, anche per le piccolissime imprese femminili che hanno sofferto tantissimo certo. A causa della pandemia. Significa migliorare l'accesso al credito in modo agevolato per le donne, ma significa anche percorsi di riqualificazione di quel contesto imprenditoriale, penso anche alle cooperative, alle piccole e medie imprese artigianali, quelle proprio che rappresentano nei territori, il vissuto certo. Dei territori, in modo tale che si possano riqualificare per competere in modo adeguato in un mondo che si sta ricostruendo e che rischia invece altrimenti di escluderle. Poi ci sono delle altre azioni che vanno messe in campo che riguardano la formazione delle donne, proprio per non lasciare le donne solo in quei settori che sono sottodimensionati come prospettiva di lavoro e quindi mondo tecnologico, scientifico e digitale. Ecco, voglio fare una piccola, queste interviste hanno un percorso semantico A e poi le digressioni jazzistiche B e C. E, politicamente, visto che lei era presente in un governo cosiddetto politico, il Conte 2, Conte Bis, e ora è presente in un governo cosiddetto misto, tecnico-politico, a guida Draghi, c'è consensualità nei consigli dei ministri, adesso esce da qui e andrà in un consiglio dei ministri, se non ho capito male, sì, no? Sì. Ecco, c'è terreno fertile, sono cambiate le disposizioni, i pesi, le misure, e sono temi ancora che sono all'ordine del giorno, pur nei temi che sappiamo importanti, vaccini, pandemia, recovery fund, eccetera, eccetera. È un mood che va avanti sì. O ha trovato una... allora, innanzitutto il governo Draghi non è un governo tecnico, no, ma è un governo che, come dalle stesse parole del Presidente, nasce con una progettualità politica chiara, perché chi mette in campo un'azione di governo, quindi un'amministrazione, ma sulla base di una visione strategica, fa la migliore politica. Quindi questo governo vuole essere questo, lo fa con una coesione ampia delle forze politiche, lo fa con presenza anche di persone che vengono dal mondo cosiddetto tecnico, io lo chiamo anche prepolitico, ma portatori di questa visione e di questa strategia. Il cambio di passo c'è, evidente, insomma siamo in un rilancio di questa strategia, di questa visione, io credo che fosse quello che mancava nella fase precedente, quindi direi che c'è un cambio di passo, ma un cambio di passo positivo che può rafforzare questa dimensione di strategia d'insieme, ma fatta dalla concretezza delle scelte quindi da mettere in campo. Questi temi di cui stiamo parlando sono ben presenti come priorità. Lo sono state come priorità dalle parole del Presidente Draghi, come uno degli assi strategici sui quali investire l'azione di governo. Diciamo, e poi dopo vanno a finire nel nono, decimo posto,
e le priorità di un esecutivo. La questione della parità di genere ormai è chiaro, ed è molto chiaro al Presidente, ed è, io lo condivido, che non è semplicemente una questione di giustizia sociale, no, certo. È una questione di convenienza per l'Italia, perché solo un mondo paritario, un mondo in cui ciascuno può dare il massimo del proprio contributo, è un mondo che mette in campo tutte le energie di cui dispone e quindi ha più chance. Certo. Per ripartire, per riuscire. A proposito di chance, essendo io un soggetto che ha approfondito la disuguaglianza negli ultimi 2 anni per un libro, quindi ho letto tanta roba, e quindi continuo, ribendo il gomito della mia intervista, i salari non sono ancora pari. Mi sembra di aver capito che negli ultimi 10 anni dei passi avanti sono stati fatti, lo dico in breve, poi mi corregga se mi sbaglio, è come se... E all'inizio dell'anno una donna partisse già con un gap per esempio del 2,5%, 2,7% rispetto a un uomo. Adesso poi dovremmo fare un discorso sulle aziende pubbliche, aziende private, i tempi indeterminati. Ecco, cerchiamo sì. Di fare un discorso di massima, no? Dobbiamo fare un'intervista come il Mabarate di Peterbrook di 13 ore, ma non siamo sul Gange, siamo ancora in via Piemonte a Roma. Quindi allora è così, no? C'è però un miglioramento, no? Una cosa da fare, ma con tendenza al miglioramento, ho sbagliato? No, esattamente così, ha proprio ragione, c'è un miglioramento che però non è ancora sufficiente, noi ci dobbiamo dare, ci daremo degli obiettivi anche molto puntuali per la strategia per colmare il cosiddetto gap salariale. Io vedo due dinamiche da mettere in campo, la prima riguarda la trasparenza salariale, c'è anche un disegno di legge in Parlamento in discussione su questo, cioè il fatto che le aziende debbano, come dire, dichiarare in modo trasparente gli stipendi e quindi se c'è una disparità di trattamento, come dire, è agli occhi di tutti e quindi questo poi induce anche, come dire, eventuali potenziali penalizzazioni. Dall'altro lato io sono una che pensa che invece vadano incentivate le azioni positive e quindi che si possa valutare, certificare per esempio le politiche aziendali nella progressione di carriera, perché non si tratta solo che a parità di ruolo una donna prende meno di un uomo, è che le donne hanno meno accesso alle cariche lavorative maggiormente retribuite. Oppure lavorano di meno, perché se il bambino è ammalato sta a casa la madre e non sta a casa il padre. Senta, io ho letto tante storie, digressione sempre, che è davvero con sorpresa geografica, che storie che venivano, non so, anche dai giornali del nord, le ho prese no? Per le mie ricerche, non solo al sud, di donne che anche durante il Covid hanno perso il lavoro perché hanno dichiarato ai colleghi, col datore di lavoro, che erano incinte. Io lo trovo inaccettabile, no? Che nella nostra epoca una donna possa perdere o sentirsi insicura sul lavoro perché decide che è un suo diritto di diventare madre. Sì. Io lo trovo incredibile, è un segno di inciviltà e sarei per la massima punizione per persone che sbagliano sul lavoro in questo tipo, ma anche per la massima protezione. Ed è incredibile che accada, lo dico, a Milano e in Olanda, queste sono le due storie che ho letto, e non nei luoghi sempre del nostro immaginario, no? Guardi, è così. La maternità e il lavoro in Italia purtroppo sono stati messi, come dire, in contrapposizione. Quindi una donna in qualche modo per troppo tempo è stata costretta a scegliere se investire in scelte di tipo familiare o in scelte di tipo lavorativo. Ed è quanto di più sbagliato ci possa essere, perché paradossalmente un'esperienza anche di maternità inserita in un percorso di carriera è invece un'esperienza anche che può essere qualificante e qualificabile all'interno del percorso di crescita professionale di una donna. Per fare questo bisogna innanzitutto dire che atti di questo tipo non possono accadere perché sono discriminatori. Dall'altro lato però bisogna incentivare, incentivare politiche aziendali che invece da un lato proteggano la donna, ma che dall'altro rendano, come dire, conveniente complessivamente la maternità anche per l'azienda. Parentesi, noi siamo un paese che non si può permettere di rimanere nel calo demografico e nella denatalità che lo sta caratterizzando, perché vuol dire che non siamo sostenibili economicamente e socialmente, il nostro sistema di welfare salta, quindi è conveniente per tutti invece un investimento in natalità, economicamente. Allora però è vero anche che per un'azienda, per esempio, ed è una delle proposte che avevo fatto, non è stata accolta, ma insomma continuerò a lavorarci nel precedente governo, era inseriamo delle norme per decontribuire le sostituzioni di maternità, inseriamo delle norme per decontribuire per esempio il lavoro domestico in modo tale che le donne possano poi dopo la maternità rientrare
sala al lavoro con una copertura a casa, diciamo, di aiuto, e abbiamo avuto un primo fondo di 50 milioni che investirò per sostenere le politiche aziendali che vadano a favorire un reinserimento e un'armonizzazione dell'esperienza della maternità, della genitorialità, anche della paternità all'interno del mondo del lavoro. È un modello nuovo che, certo, un po' ricompone il, certo, lavoro e la famiglia, ma io credo che sia il modello più efficiente su cui investire. Terzo tema che abbiamo toccato, poi veniamo ai femminicidi, è il tema della leadership. Allora, io dico, per esempio, secondo me, che ci sono luci e ombre anche in questo. So, io ho avuto due vice direttori donne e sono diventati direttori, quindi nell'ambito giornalistico non mi sembra che... Ha trovato, diciamo... Beh, anche la mia azienda, io ho lavorato per tanti anni in Medis, dobbiamo fare i complimenti anche all'editore, oltre che a me, che sicuramente non ho mai deciso in base al genere, ma la bravura, quindi insomma, no, non è che per una giornalista donna per me è brava, quindi i miei vice direttori sono diventati poi... direttori. Certo. Ci sono delle leggi che prevedono la presenza delle donne in una certa percentuale nei consigli di amministrazione, che mi sembra che abbia dato il frutto, però poi ci siamo ritrovati in una discussione sulle quote rosa proprio nel governo dove lei è ministra delle pari opportunità. Certo. Questo per dire forse che al di là delle regole e delle norme c'è l'accesso alla leadership, così, insomma, e dei passi avanti, secondo me ci sono stati, no? Perché vediamo che anche nella ricerca, vediamo che anche in alcuni campi che erano considerati tipicamente maschili, come quelli scientifici, tecnologici, le donne stanno facendo grandissimi passi avanti. I principali, no, risultati, esatto, del tempo Covid avevano il voto di donne. Bisogna fare l'applauso, quindi l'intelligenza femminile non è che ha dimostrato di essere... Quindi, però c'è un buco in mezzo, no? Tra la norma, i passi in avanti in alcuni campi e la necessità, come lei dice, di avere ancora un accesso. La mia idea che mi sono fatto è che appena usciamo dalle norme e dalle cose più luminose, dalle carriere più luminose, nella middle class, nelle zone intermedie, ci sia una zona di ombra ancora consistente. Così. È così, e io credo che la parità vada scelta in modo strutturale e non residuale. Cosa vuol dire? Adesso, per esempio, nell'ambito della leadership politica, mi lasci portare l'esperienza personale di far parte di un partito che per volontà Italia Viva, che per volontà di Matteo Renzi, sceglie la parità di genere nel DNA del partito, cioè in tutti i ruoli noi abbiamo donne e uomini. Questo cosa ci ha portato a fare a tutti i livelli, nei territori, a cercare e promuovere e sostenere leadership, responsabilità politica femminile, e questo ha attivato energie, come dire, una compresenza straordinaria, abbiamo avuto veramente una risposta molto alta. La parità di genere non deve essere residuale a rappresentazione di una minoranza, bisogna fare il passo in avanti, cioè capire che o si ha una visione con i due occhi della strategia del futuro, cioè l'esperienza maschile e l'esperienza femminile, oppure noi andiamo avanti solo con un pezzo di esperienza di umanità e poi facciamo le scelte sbagliate, per esempio non ci rendiamo conto che un mondo del lavoro che non contempla scelte di tipo familiare e poi un mondo del lavoro che per esempio non include magari energie positive che sono quelle femminili. Nell'ambito della politica è la stessa cosa, oggi la politica deve essere abitata da una leadership femminile. Servono le quote rosa, non servono, guardi, le quote rosa non servono per le quote rosa. Le quote rosa servono per affermare un principio, che è quello che senza la presenza femminile si è meno efficienti, come è stata la legge Golfo Mosca che lei ha citato nei consigli di amministrazione per le aziende quotate in borsa e per le partecipate. Io credo che questo cambio culturale vada fatto, sono portatrice di un'esperienza politica, quella di Italia Viva che lo fa, e io su questo intendo lavorare come ministra delle pari opportunità, e questo non vuol dire eliminare il merito. C'è un fraintendimento che le quote rosa e il merito siano due cose diverse. Non è così, perché il merito non è assessuato. Perché se i criteri su cui si valuta la qualità del lavoro di una donna o del lavoro di un uomo non tengono conto della specificità della donna e dell'uomo, è evidente che in qualche modo non si mette la donna e l'uomo nella condizione di poter reciprocamente competere. La competizione è garantita quando daremo davvero le pari opportunità per esprimere il proprio merito alle donne e agli uomini. Ecco, questa è la sfida che abbiamo davanti. Ultime due domande della politica e della realtà, poi facciamo un po' di botte e risposte sulla politica pure, perché il tempo corre, ma adesso su temi cruciali della nostra vita, quindi stiamo facendo uno sforzo di dire tante cose su temi che riguardano tutti. Io ho messo sempre come giornalista, specie da quando ho avuto delle responsabilità come costruttore di programmi o di telegiornali, la vittima al centro, lì dove si può, perché anche i media, diciamo onestamente, è un'autocritica di genere, di genere in senso lato culturale,
e c'è più attenzione al carnefice che alla vittima, poca certezza della pena, la vittima scompare spesso anche dalla cronaca nera, dalla cronaca giudiziaria e alla fine ha pochi diritti. E quindi più ne parliamo, noi succede questo da 20 anni, più ne parliamo più la realtà sembra che vada dall'altra parte. Ancora oggi troppi femminicidi, troppe donne uccise, ci piaccia o non ci piaccia questa parola, la usiamo, è così. Perché? Perché c'è una violenza nei confronti delle donne che è ahimè incarnata nel tessuto sociale del nostro paese. Guardi, durante il lockdown sono diminuiti tutti i reati tranne la violenza contro le donne e i femminicidi. Quindi è evidente che c'è un lavoro che dobbiamo fare di relazione e di linguaggio. Mi permetto di dire, guardi, io parlo proprio per la sua sensibilità che invece è alta. La violenza contro le donne non può mai trovare nessuna giustificazione, non si può trovare un alibi alla violenza che viene esercitata contro un altro essere umano e non si può quindi trovare un alibi alla violenza esercitata contro le donne. Dopodiché c'è una strategia che però bisogna mettere in campo, c'è la rete dei centri antiviolenza che è quella rete di prossimità di aiuto alle donne che va sempre più sostenuta finanziariamente, noi l'abbiamo fatto insomma in questi 2 anni. Ecco, ho letto, scusi, interrompo, che avete stanziato delle cifre, ho letto recentemente sì, proprio sì, recente sì, antiviolenza per sì, le donne vittime di violenza. Abbiamo già stanziato, so adesso ho letto ma 2 milioni di euro, sono di più, sono 30 milioni di euro che sono stati sbloccati, che erano i fondi 2019. Appena sono arrivata, 28 milioni più altri 5 milioni e mezzo per la gestione dell'emergenza, quindi 33 milioni e mezzo per l'anno 2020, stiamo ripartendo, bisogna farlo con le regioni, altrettanta cifra per il 2021, stiamo anche riscrivendo il piano strategico nazionale. Poi però c'è un tema che è quello ovviamente dell'emergenza che si sta verificando, su questo insomma in particolare con la ministra Lamorgese, con cui già avevo lavorato fortemente, con grande qualità da parte del suo Ministero su questo tema, e con la ministra Cartabia continueremo adesso a lavorare perché ci sono poi dei temi anche di sicurezza e di giustizia che vanno affrontati. E mi piacerebbe parlare anche dei giovani e anche di un'altra ministra con cui la donna, però ripeto, il tempo è quello che è. La famiglia, si dice che noi in Europa siamo un po' un fanalino di coda per i soldi che investiamo sulla famiglia nel suo complesso, e non so come va a finire sul recovery fund rispetto alla famiglia. Del resto questa crisi politica, e l'anticipo le domande di politica pure, io non perché me l'ha chiesto lui, ma per la mia onestà giornalistica ho difeso Renzi, perché ho detto che la domanda sul merito del recovery e sulla governance del recovery non erano politica machiavellica, era una domanda nell'interesse quasi del cittadino. Adesso al di là di questo, come va a finire? Quanti sono i soldi che finiranno sulla famiglia? Riusciremo a non essere più fanalino di coda in Europa? Ma dobbiamo riuscirci, innanzitutto perché il governo Conte aveva approvato un'unica riforma, che è il Family Act, che adesso ha le Camere e che è veramente una politica di riforma complessiva non solo degli investimenti ma delle politiche familiari che il nostro paese attende da anni, e bisogna proseguire su questo. All'interno di questo c'è l'assegno unico universale per i figli, che sono già in contatto col ministro Franco, insomma l'intenzione è di andare avanti come si era previsto e quindi farlo partire già da quest'anno, quindi in modo comunque anticipato, quindi un assegno mensile per tutti i figli. Nell'ambito del recovery io avevo chiesto che il Family Act, quindi questa visione trasversale, multidimensionale di una riforma strutturale, fosse assunta come appunto asse strategico trasversale. Non era sufficiente, vedremo nella revisione di poterlo fare. Quanti soldi potrebbero arrivare in tot anni su questo? Guardi, il tema è sull'assegno, la parte già solo dell'assegno unico universale. Abbiamo un investimento per quest'anno di 3 miliardi e poi diventeranno 6 a regime all'anno, più tutti i carichi familiari, quindi si parla che già con la fiscalità lì è quasi tra i 15 e i 20 miliardi, solo come fiscalità, ma riprendendo dei costi che già noi oggi mettiamo, quindi però un investimento aggiuntivo di almeno 6 miliardi all'anno. Sai che l'Europa ci contesta che siamo diseguali fin dalla nascita, esatto, sugli asili nido, perché siamo sotto la soglia del 33% e questo che ci chiede l'Europa, come me. E questa è la strategia. È una garanzia anche per le donne. Noi abbiamo già fatto un primo piano di investimenti già attivo di 2 miliardi e mezzo, i primi 500 milioni che andranno ai comuni, ai territori per costruire nuovi asili nido, riqualificare scuole di infanzia.
sono a breve in uscita di bando, i primi 500 milioni. Nel recovery abbiamo introdotto, voluto introdurre un piano straordinario per gli asili nido per arrivare in 3 anni al 50% della copertura dei posti. Si tratta di circa 3 miliardi e mezzo. Questo è una cosa importante per la formazione, perché tutti quanti oramai sono d'accordo che nei primissimi anni di vita, cioè la prima formazione strutturale dell'individuo, ma anche come garanzia poi delle libertà di movimento, certo, di lavoro dei genitori, insomma, no? Questo, o delle donne o quello che sarà. Insomma. Allora, politica pura, faccio un po' l'avvocato del diavolo, insomma, sono piovuti su Italia Viva e sul suo leader tantissime critiche, no? una crisi in piena pandemia, ma perché, ma chi l'ha fatto fare, ma perché non avete trovato un accordo, perché? Perché l'Italia doveva arrivare ad avere la guida di un governo che avesse visione, strategia e un approccio di investimento nitido sulle proprie energie e per disegnare un percorso di ripartenza. Oggi c'è un governo che evidentemente ha queste caratteristiche, credo che questo sia riconosciuto, lo è stato riconosciuto a livello internazionale. Guardi, non voglio entrare solo sull'aspetto economicistico, certo, ma è evidente che l'effetto che abbiamo avuto dallo spread, dalle borse, dalla credibilità internazionale ci è stato subito riconosciuto. Ma arriviamo alla politica. La proposta che il Presidente Draghi ha fatto alle Camere è una proposta chiara di questa concretezza, di questa visione. Quindi ne valeva la pena, sì, bisognava farlo. Bisognava farlo anche esporsi alla fatica. Si è dimesso a cuor leggero? No. Non ci si dimette mai a cuor leggero su un impegno che si è assunto di fronte al Paese, ma in quel momento ero profondamente consapevole che mantenere l'impegno che mi ero assunta di fronte al Paese significava in quel momento arrivare alla... Ho fatto la domanda sbagliata, più che a cuor leggero si è dimessa in sintonia totale col suo capo politico, quindi per dovere, diciamo, di deontologico, perché era anche convinta, no, di questo gesto politico. No. Io sono un ministro, lo ero, che ha giurato sulla Costituzione e quindi quando ci si dimette da ruolo assunto è perché in coscienza e in pieno esercizio di responsabilità personale si è convinti di agire nella, diciamo, nella condizione, sì, corretta. È evidente che poi c'era un tema anche di partecipazione ad una condivisione che era quella con non solo Matteo Renzi, ma con tutti i parlamentari di Italia Viva, con cui abbiamo deciso tutti insieme di fare questo passo, che però io poi ho esercitato davvero in piena coscienza personale, certo, quindi mai, mai con qualcuno che decidesse al mio posto. Senta, io ho avuto l'impressione che per esempio a un certo punto molte delle critiche che ha fatto Renzi a Conte bis erano condivise da tante altre forze politiche, secondo me almeno da metà del PD, e poi mediaticamente Renzi è rimasto solo con questa sua, no? Con questa sua idea. È andata così secondo lei? O... Guardi, adesso non vorrei complicare i rapporti col PD visto che convivete ancora. No? No, guardi, io non entro nel merito sulle non scelte di altri. Io riconosco a Matteo Renzi non solo una capacità di leadership rispetto ad una forza politica che è la nostra Italia Viva, ma ad una leadership esercitata quindi con generosità a servizio del Paese, anche assumendosi il coraggio a nome di altri di portare avanti nella chiarezza delle idee, sapendo che ad un certo punto, è vero, siamo rimasti da soli e la cosa, guardi, noi tanti ci hanno detto che ci saremmo spaccati, alla fine quei tanti che hanno detto che noi ci saremmo spaccati si sono spaccati loro, noi siamo rimasti coerenti perché Matteo Renzi ci ha saputo, come dire, portare a nitidezza una visione che però è una visione, come dire, che poi abbiamo tutti condiviso. Certo. Ecco, questa è la leadership politica di chi anticipa il percorso storico, di chi decide da che parte far andare la storia. L'Italia davvero rischiava uno stallo che non ci potevamo permettere, ma non per noi, sa, ma per i nostri figli, i nostri nipoti. Stiamo ipotecando il loro futuro. Io sono più contenta adesso. Siamo un po' di tempo, condizione, ma le faccio 3 domande veloci, poi la lascio andare al Consiglio dei Ministri. Innanzitutto come Draghi, insomma, noi sappiamo poco di questo uomo, cioè ne sappiamo tanto nelle biografie ma poco nella dialettica, no? Che si trova al Consiglio dei Ministri, cioè, è come nel nostro immaginario, no? questo oppure perché abbiamo 2 immagini di Draghi, una del super tecnico e quella della persona semplice che con tanta forza retorica è stato descritto dai media, insomma, non si capisce com'è poi realmente nell'interlocuzione. Guardi, è del tutto coerente al ruolo che ha esercitato dal primo giorno nel discorso al Senato e poi insomma alla Camera. Ha assunto pienamente il ruolo politico di governo, insomma, quindi io credo che oggi non lo si possa semplicemente definire un tecnico. È il Presidente del Consiglio, quindi è un uomo delle istituzioni che sta guidando il Paese, è un uomo capace di grande ascolto, è capace anche di
organizzare una strategia coinvolgendo i punti di vista diversi. Io credo che questa sia una dote straordinaria che si sta mettendo in evidenza via via e che è un altro dei pezzi che insomma ci rassicura rispetto al tempo. Lei sa che gli italiani sono nella critica politica come nel calcio, io ho fatto anche il direttore di una testata sportiva, se uno perde due partite e il proprio presidente cerca un altro allenatore, se le vince è candidato alla Champions e chissà quale cosa, quindi siamo passati nei media da un entusiasmo totale, già le delusioni per dire che non c'è discontinuità sulla pandemia, però alla fine facciamo quello che dice Speranza, almeno io non credo che i vaccini possano essere costruiti da voi in poco tempo, no? Però alla fine lei cosa pensa di queste prime reazioni, diciamo così, della critica politica complessiva ai primi operati del governo? Lasciamo stare la questione del sottosegretario, se no stiamo qui fino a dopo domani. Parliamo dei vaccini e della pandemia. Ma guardi, allora, io penso che la politica non si faccia a tifoseria e non si faccia, come dire, a percezione momentanea, così come prima non mi convinceva che bisognava rimanere in quella situazione perché altrimenti in modo insomma cieco non ci sarebbe stato un domani, oggi altrettanto dico stiamo lavorando e invece io riconosco una strategia chiara nel Presidente, è chiaro che i vaccini sono una delle priorità, noi l'abbiamo come Italia Viva detto sia nel momento della crisi, lo poniamo ancora adesso, siamo nella situazione di ricostruire anche un percorso, di riattivarlo, bisogna capire anche dal punto di vista internazionale sanitario il tema delle varianti, che però è rassicurante perché sembra che quella inglese risponda bene al vaccino, quindi dobbiamo correre, questa è una promessa, bisogna correre, ma questo governo le posso garantire che sta correndo. Lo dico come, perché bisogna, siamo indietro rispetto agli annunci. Io dico sempre, io non sono un monomaniaco di Arcuri, lei per le dimissioni o no di Arcuri? Ma guardi, noi abbiamo sempre non sta a me decidere sul tema di Arcuri o non Arcuri, certamente che oggi si debba cercare di investire in modo puntuale su tutte le strategie, bisogna farlo, e quindi però non basta una persona che faccia lo dico tutto. Per onestà intellettuale, io sono stato critico alcune volte, dico che non ci siano i vaccini adesso non è una colpa diretta di Arcuri, però certo quando si fanno degli annunci si dicono delle cose alle persone. Allora, il piano vaccinale prima non c'era, noi lo avevamo denunciato, deve esserci un piano vaccinale, adesso le regioni stanno partendo, ma insomma. Senta, il governo Draghi quanto dura? Un anno, due? Arriviamo a scadenza naturale o si vota il prossimo anno? Beh guardi, non sta a me dirlo, è il Parlamento che deciderà quanto dura il governo Draghi, è un governo che si dà all'orizzonte della legislatura, quindi fino a fine di questa ultima domanda, come lo vede il futuro di Italia Viva? Perché anche nella comunicazione giornalistico-politica c'è un po' di confusione fra le intenzioni di voto, la presenza parlamentare, eccetera. Come vi vedete voi? No? Adesso lasciamo stare se uno poi prende mezzo punto o perde mezzo punto, qui se seguiamo gli studi di sondaggio di settimana. Non avremmo, come dire, osato il coraggio che abbiamo usato e anche dato, come dire, una incisione, mi sembra, piuttosto significativa al percorso politico del nostro paese. E non è tanto il quanto conta, il problema non è quanto conta Italia Viva, è quanto conta l'Italia, oggi l'Italia conta di più. Italia Viva. Italia Viva è chiaramente rivolta a creare un polo riformista e a proporsi come forza politica Italia Viva, che si aprirà ovviamente al dialogo con chi vorrà starci per costruire un progetto riformista, liberale e democratico in Italia, nel solco di Renew Europe nell'ambito europeo. Uno, perché abbiamo visto che senza Europa non c'è Italia, come ha detto anche il Presidente, ma anche senza Italia l'Europa manca di un pezzo. L'altro tema è che a fronte ovviamente invece di un centro-sinistra che si sta spostando in un'alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle, è chiaro che tutto il percorso riformista di investimento, che è quello che noi interpretiamo, di investimento in infrastruttura, politiche attive del lavoro, formazione, educazione, ha bisogno ulteriormente di una voce, e questa voce sarà fortemente quella di Italia Viva. Insomma, ho fatto questa domanda perché molte anche persone che ho intervistato ultimamente, insomma c'è grande movimento, no? Nelle varie identità politiche, il Movimento 5 Stelle ci sono degli scissionisti, la Lega ha un doppio linguaggio in questo momento interessante di movimento, un po' per le istituzioni, un po', Forza Italia si è spostato in una certa dimensione, Fratelli d'Italia ha radicalizzato l'opposizione, il PD insomma dovrà decidere se vuole andare appunto. Italia Viva è rimasta coerente col suo, con la sua scelta iniziale che abbiamo portato avanti con grande, come dire, fermezza e senza sbavature durante questa crisi, anche rischiando di... C'è un luogo che le dico così, come un luogo metafisico ancora, che è il famoso centro di cui tutti parlano, e io lo dico perché ho intervistato Carelli che parla di federare il centro, quindi c'è un movimento da qualche parte, chissà.
dove andremo a finire, è anche interessante per questo la politica. Italia Viva saprà creare un campo magnetico molto, come dire, incisivo in questo senso. Senti, io le auguro in bocca al lupo per il suo lavoro, sia nella politica pura che nella politica della realtà. Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità, ministra, mi raccomando, perché sennò anche mi accusano di maschilismo nel linguaggio, delle pari opportunità, della famiglia nel governo Draghi. Grazie di aver accettato e la lascio ai suoi impegni e al suo lavoro. Grazie a lei e a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento con Primo Piano alla prossima puntata. Arrivederci.